Radio Kiss Kiss presenta Kiss Kiss on Stage, la live experience di Radio Kiss Kiss. Benvenuti al Performance Center della Camp Academy. Tra poco con noi Ermal Meta. Eh sì, ci siamo finalmente, grazie anche dell'attesa al Performance Center della Camp Academy, che è l'Accademia Multidisciplinare delle Arti Performative. Sapete che questo ragazzo di 37 anni, nato il 20 aprile 1981 a FIAR, presenta un momento della sua vita particolarmente intenso in un posto speciale dove tutta la musica qui fa capolino per essere studiata, imparata e anche messa in evidenza a tu per tu con i grandi protagonisti della musica. Buona serata da parte di Stefano Piccirillo, grazie della vostra presenza con me, la squadra di Radio Kiss Kiss. Le domande capitanate alla mia amica e collega Noemi, con Danilo Bellobuono in regia, la produzione di Antonio Irace, per il web di Luca Cerasuolo e Christian. E allora, Non abbiamo armi 2018, Umano 2016, al centro c'è Vietato morire, e sarà una chiacchierata davvero importante con uno dei bravi ragazzi della musica italiana. Signore e signori, alla Camp Academy e con Radio Kiss Kiss on Stage, Ermal Meta. Ciao. Ciao, ciao a tutti, buonasera, come ciao. State? Come? Hai sentito che botta? No, ma nella tua posizione puoi dire qualsiasi cosa, anche una frase sconnessa. Awasnato! Awasnato! Cioè, no, quello no, sarebbe approfittare, non mi va. E c'è stato anche un grandissimo momento di calore, di amore, di partecipazione, anche nell'attesa del tuo arrivo. Questo testimonia ancora di più l'amore profondo verso una persona come te, quindi grazie di essere qui. Grazie, ancora. Grazie davvero. Grazie, tutto questo affetto lo sento con grande forza, devo dire. Tra l'altro, molto. Io sono molto curioso con te e sono onorato, privilegiato a fare due chiacchiere con te. Noi già ci siamo incontrati precedentemente a Radio Kiss Kiss. È un piacere qualche anno dopo fare un po' un viaggio, il punto della situazione, perché sono stati due anni particolarmente intensi, da Vietato morire sì. In poi, e questo 2018 che ti ha messo al centro, usando la metafora dello sport, con due grandi campionati della musica italiana: il campionato italiano che è il Festival di Sanremo, il campionato d'Europa con l'Eurovision Song Contest, sì. E quindi ce n'è da raccontare. Facciamo subito un veloce passaggio indietro. E quanto è stato importante, io devo ringraziare tua mamma perché ti ha messo al mondo, semplicemente. mia mamma sta diventando una sorta di rockstar, insomma, lei sì, io no. Detto così, sembra, insomma, molto spesso vengo fuori così nell'immaginario come un mammone pazzesco. In realtà non è affatto così, anzi, certo. È tutto l'opposto. Però sì, la ringrazio anch'io. Tra l'altro, lei ascoltava musica classica, tu ascoltavi musica classica, ascoltavi, sì. A proposito, siamo a Radio Kiss Kiss e alla Camp Academy, e siamo in un posto dove la radio è un po' il centro, e anche per te lo è stato il centro, perché tu ascoltavi le favole alla radio. Ma sì, sai, quando io ero piccolo i cartoni animati non c'erano in TV, no? Almeno insomma in quegli anni a FIAR in Albania in generale, cioè ce n'erano pochissimi, e quindi si vedeva uno spettacolo tipo delle marionette in TV la domenica mattina, solo che molto spesso la mattina toglievano la corrente. Ah, sì, bene. La staccavano per fare dello stoccaggio. Ok. E quindi non si vedeva manco quello. Però la radio la potevi ascoltare sempre, e mi capitava di ascoltare le favole alla radio da parte di una. E perché poi hai scritto Odio le favole?
Ma Odio le favole non è che si non parla non delle favole, di quella, No, assolutamente, le favole sono bellissime, sai, quando uno parla di una situazione ideale la descrive come una favola, no? Invece qua parliamo proprio delle favolette per i bambini. E io ascoltavo questa signora che aveva una voce pazzesca, una voce incredibile. E quindi ascoltavo queste favole, e delle favole non me ne fregava niente in realtà. Però della voce sì. Però sì, mi affascinava tantissimo il modo in cui lei lo raccontava, e quindi mi perdevo nell'intonazione, insomma, nelle salite e discese, perché sai, quando uno racconta una favola attraverso la voce deve far vedere tutto. E quindi per me era super affascinante ascoltare quei suoni, e forse è stata la prima forma di canzone, probabilmente. A proposito di forma canzone, tu hai affrontato la musica davvero in modo tout court, cioè tu stai vivendo una favola molto bella che diventa oggettivamente realtà, e hai sperimentato successivamente tanti generi musicali, perché con un gruppo a Conversano in Puglia facevi musica electro, se non sbaglio, poi hai abbracciato anche electro hard rock, hard rock, sì. Tosto, eccetera, capelli lunghi, roba da fare tipo così. me la rifai per favore? Un deficiente praticamente. Se tutti fossero deficienti come il Malmeta. Ma siete tutte donne. Quanti ragazzi ci sono? Alzino la mano. Vado, raga, venite qua, vi prego. C'è un governo, le quote rosa a proposito. Sì, sembra di essere in mezzo alle Amazzoni. Tutte donne. Hai abbracciato subito la chitarra, suonavi la chitarra proprio in modo incredibile già con Yameba Four, e sei in un posto dove la musica è centrale, lo dicevamo qualche istante fa. Hai fatto una carriera di autore pazzesca. Allora, la prima domanda un po' più musicale e tecnica che ti faccio: com'è la vita dell'autore nello scrivere per altri artisti della musica italiana? Sappiamo che Ermal Meta ha scritto per i più grandi nomi contemporanei della musica italiana, oltre che per se stesso. Com'è la giornata dell'autore? C'è un orario particolare? C'è un modo di approcciare alla scrittura in base a delle emozioni che vivi durante la giornata? Ma in realtà non ci sono regole. La prima regola è che le regole non esistono. Quando scrivi per altri, la cosa importante è intanto sapere per chi stai scrivendo, ma non perché questo poi ti serve nella scrittura, però comunque in qualche modo è una piccola vela che ti direziona da qualche parte. La seconda cosa importante è non farsi bastare l'idea che tanto un'idea o una canzone, una parte musicale possa andare bene per quello là o quella là, perché tanto non è per me. Lo sai cosa mi ha colpito tantissimo? Questo è sbagliato, sì. Affiderò le mie parole al mare del tempo, che le consumi un po', forse cadrò, ma sempre comunque in piedi mi rialzerò. Tu che non sai più niente di noi, tu che di me non hai capito mai. Tu hai scritto... Come lo leggi tu però è tutta un'altra cosa. Hai una voce pazzesca. Passiamo alla posso domanda. Farti leggere tutti i miei testi, per favore? Sei troppo buono. Non dico la verità. Sei stanco da un lungo viaggio. No. Dico la verità, ha una voce bellissima. Ti ringrazio. Scusa, te lo dicono tutte. Quando è che ti è capitato di cadere e rialzarti in questo mondo discografico? Perché il testo mi ha detto sempre. Ho passato più tempo a terra che in piedi io. Quando hai passato più tempo a terra, le motivazioni che ti hanno spinto proprio a rialzarti, quali sono state? È che... allora... pensare di stare sempre su è impossibile. Però dall'altra parte pensare di stare sempre giù è altrettanto impensabile. Io ho sempre voluto vivere di musica e mi sono impegnato per fare questo. Ho studiato, ho sperimentato molto su me stesso. Ho scoperto prima quello che non volevo, le direzioni che non volevo prendere.
Poi c'era tutta un'altra serie di direzioni che volevo prendere e le ho intraprese tutte, a volte contemporaneamente, schiantandomi subito dopo. Però così imparavo, perché non impari solo facendo quello che fai, o quello che ti piace, o quello che vuoi più di ogni altra cosa. Impari anche facendo delle cose che ti piacciono di meno, perché ti metti alla prova, così. E questo mi è sempre servito per capire quali sono i miei limiti, perché conoscere i propri limiti vuol dire trasformarli in confini. I limiti non si possono superare, i confini sì. Molto bello, sono un po' emozionato, devo dire la verità, perché ascoltarti, perché tu dai questa... Grazie, sei molto gentile. Sono tanto emozionato nella situazione specifica, perché tu regali davvero come persona empaticamente delle forti emozioni ogni volta che si parla con te, e questa per me è semplicemente una conferma. Grazie. Detto questo, se non avessi fatto l'artista, questo tuo modo di comunicare così forte, anche con delle frasi piuttosto semplici ma efficaci, perché ci metti cuore, l'avresti poi espresso in altri lavori, cose da fare? Ma io intanto non faccio l'artista, faccio il musicista. Perché la parola artista è non troppo, ti piace, allora, scusa, non è che non mi piace, è troppo abusata, la usano un po' tutti si autodefiniscono artisti. Per noi però lo sei. No, io ti ringrazio, però sai, per essere definiti artisti serve tanto tempo, deve passare tanto tempo, bisogna fare ancora molto. Cioè, se io sono artista, allora Mick Jagger che cos'è? San Pietro, non lo so. Le chiavi. Per me lo è, in qualche modo. Se non avessi fatto il musicista, non lo so. Sai una cosa? Immagina un paracadutista. Uh-huh. Si lancia, ha un paracadute, quello principale, no? Però c'ha anche il secondo. Sì. E se proprio dovesse andare male anche il secondo, ha il terzo. Io sono un paracadutista con un paracadute solo. Mi sono lanciato sempre solo con la musica. Ho fatto altre mille cose ovviamente per restare a galla. Però la luce in fondo al tunnel, che quando non c'era io la disegnavo, se guardavi bene bene, quella lucina lì era una nota musicale. Nient'altro. Grazie davvero. C'è tanta attenzione nei tuoi confronti, un'attenzione che ti regaliamo anche attraverso le domande degli ascoltatori di Radio Kiss Kiss, certo, presenti a Kiss Kiss on Stage, quindi passo velocemente la linea alla mia amica e collega che accolgo con un applauso. Noemi. Eccoci. Ciao, Noemi. Qua, eccoci. Ciao Ermal. Ciao. Allora, premetto, sono agguerriti, quindi ci sono un bel po' di domande, cominciamo da te, prego. Le voglio sentire tutte però. Bene, allora attacchiamo cateteri, stiamo qua fino a domani praticamente. No. Ottimo direi, andiamo. Allora, ciao Ermal. Dunque, siamo mi chiamo cateteri, meravigliosa. Eh beh ragazzi, bisogni fisiologici al primo posto. Sono d'accordissimo. Ecco. Allora, e un po' di serietà, qua stiamo facendo una domanda, eh? Oh! Già l'emozione quella che è. Comunque ciao Ermal, mi chiamo Mariangela. Ciao Mariangela. Dunque, io premetto che adoro tutti i tuoi lavori. Grazie. Però devo fare una piccola precisazione, cioè al di sopra di tutte queste canzoni ce n'è una che particolarmente ho nel cuore, sarebbe A parte te. Perché comunque mi fa ricordare la mia infanzia e i miei nonni, certo. E quindi diciamo che a tal proposito vorrei quindi chiederti appunto a chi ti sei ispirato quando hai scritto questa canzone e che rapporto quindi avevi anche con i tuoi nonni, che ruolo hanno avuto nella tua vita. Grazie. Io l'unico rapporto con i nonni che ho avuto è stato una nonna soltanto, che è la mia nonna materna, che ancora oggi, se non chiamo quasi tutti i giorni, si incazza come una iena e si arrabbia tantissimo. Tipo mi chiama, ha imparato a fare videochiamate su WhatsApp, è un disastro. Guarda che poi diventano seriali, diventano molto più... Ha imparato a fare... Allora, quando non rispondo arriva il messaggio, perché non rispondi? Che vede la spuntatura. Sto lavorando, sto scrivendo, sto facendo un concerto. No, mia nonna la adoro. Poi tra l'altro... C'è un aneddoto particolare legato
al mio rapporto con mia nonna, che insomma si estrinseca in mille modi diversi, perché da che io me la ricordo, per me è sempre stata un po' la mia coccolina, cioè non so, come se fosse mia nipote in realtà. Si ribaltava il rapporto. Sì, è come se io la tratto come se fosse la mia nipotina, non so perché. Ho sempre molta premura nei suoi confronti, forse perché so che il tempo che lei ha a disposizione è meno del mio, e quindi io non so. Un'intensità perché, anche diversa. Sì, 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 è una cosa, un rapporto molto forte quello con mia nonna. E, praticamente tanti anni fa, avevo ancora, ma non la vedo da un po', un'amica albanese come me. L'avevo conosciuta da poco all'epoca, ma parlo di tanti anni fa, e dopo un po' lei mi dice: ma lo sai che tu parli un albanese molto strano? Dico: perché? Certo, sì, sono andato via diversi anni fa, ma strano, adesso mi sembra strano. Fa: no, mi sembra di parlare con una persona anziana. Nato dico, vecchio. Aspetta un attimo, ho la risposta. Fa: qual è? È che io l'albanese lo parlo solo con mia nonna. Fa: ecco, quasi. Quindi diciamo, la mia conoscenza linguistica dalla mia madrelingua dipende in larga parte da mia nonna, perché è l'unica con cui per parlarci. Qui scatta la scrittura della canzone per la nonna. Sì, gliene ho già scritta un remix 2018, gliene ho già scritta una. Per quanto riguarda invece a parte te ha dietro una storia che non vorrei raccontare, se non ti dispiace, Mariangela. Ma certo. Poi è anche bello, no? È anche bello che uno interpreti quello che gli arriva, perché la bellezza della musica è questo, che è come frantumare qualcosa a terra, ognuno ne prende un pezzettino e diventa di sua proprietà in qualche modo, diventa suo per sempre, e anche se in origine faceva parte di un insieme, di un intero, non fa mai. Aprite il microfono. Stava chiedendo un catetere, mi sa. Esatto. Sempre. È già il primo che ordina, Allora, a proposito di giovani talenti e fenomeni, a fianco a me c'è una ragazza, una tua grandissima fan, si chiama Sharima, un nome bellissimo. Sharima con la R. Sharima. Sì, un nome bello. Davvero bello. E lei è una giovanissima scrittrice, ha 22 anni. Ha scritto e pubblicato un libro che ha qui con sé, e all'interno di questo libro, oltre a delle meravigliose storie da leggere, ci sei anche tu. Ma dai. Sì, davvero. Ci sei anche tu nei ringraziamenti, e lei Grazie. Ci tiene particolarmente a dartelo di persona. Super se per volentieri. Te va bene. Certo. Ma ci mancherebbe. Prego. Te l'avevo detto, tanta roba, tante emozioni, quindi... Anime del tempo. Che significa Sharima? Sabrina in arabo? Bello, bellissimo. Primo momento, primo regalo, prima sorpresa di Kiss Kiss on Stage, non è finita qui.
Io ritorno a delle cose forse meno intense. Hai scritto anche per Braccialetti Rossi, sì. Che è stata un'esperienza molto interessante, carina, non solo come feedback del pubblico, ma anche come ampliare, no? Scoverchiare il mondo di musicista. L'esperienza lì proprio con l'autore del libro è stata incredibile. È stato bello. Guardi serie televisive o sei appassionato di storie che guardi semplicemente da spettatore, se hai il tempo di farlo? Molto raramente, a dirti la verità. Due sere fa ho preso in mano il telecomando ed era tutto completamente impolverato. Cioè, trovare polvere sul telecomando è difficile. Era completamente impolverato. Io le storie preferisco leggerle piuttosto che vederle. Perché quando una storia la vedi, annulli l'immaginazione. Che ti arriva un'informazione così com'è. Passivamente via. Passivamente la cataloghi come tale. Poi ci sono anche delle storie bellissime, dei film bellissimi, ci mancherebbe. Ne ho consumati in grande quantità. Ultimamente, insomma, negli ultimi anni, preferisco leggerle le storie. Mi fanno molto meglio. Le stai leggendo bene, stai scrivendo benissimo poi per altri, per altri motivi. Dicono che il lupo perde tutto tranne il vizio. Sì. E dall'alba al tramonto mi ha dato l'idea prima di tutto di vivere delle emozioni che di solito quelle un po' più intense si vivono sempre dopo le 22, le 23, dal tramonto all'alba, citando Quentin Tarantino ad esempio. E in questo singolo un tuo vizio che viene fuori o che non viene fuori ascoltando la canzone, ma qui la domanda è più precisa. Hai un vizio del quale non puoi fare a meno? Io sono un grande coltivatore di vizi. I vizi li odio, i vizi sono utili a volte. Ce n'è uno di cui vorrei liberarmi, che è il fumo. Bravo. Anche se in realtà fumo molto poco, però vorrei riuscire a farne a meno. Definitivamente. Vorrei riuscire a farlo. Non vuoi promettere qua a Kiss on Stage che smetterà? No, io le promesse non le mantengo, ma così non le battiamo faccio. Subito le agenzie. Mi ha commosso moltissimo un pezzo di quest'album ultimo che si chiama Nove Primavere. Ah beh, anche a me. immagino. Perché sai, è troppo facile avere la tentazione di chiederti cosa è successo durante quella settimana di Sanremo, le tue emozioni, eccetera. Ci arriveremo sicuramente. Sono solo lacrime, una per ogni... E poi continua tu, nel senso che questo percorso che tu fai all'interno della canzone esprime un sentimento molto, ma molto forte. In che situazione ti sei trovato pensando a quella canzone? Mettiti seduto, va. Sono quelle situazioni in cui più o meno tutti noi ci passiamo, attraverso in cui ci passiamo. Sono cose che iniziano, cose che finiscono, però alcune cose, anche se in apparenza finiscono, in verità non finiscono mai. Vedi che poi mi hai risposto tranquillamente. Passa annanza, va. Euro Song Contest, quinto posto, che è il risultato dell'attaccamento del pubblico. Chi è stato? E invece musicalmente hai avuto modo di sentire le altre produzioni appunto europee e hai avuto modo di concentrarti proprio sull'andamento della musica in generale? Allora, c'erano due o tre cose secondo me interessanti. Non però, te ne ricordi. Però ragazzi è un baraccone. Dai, cioè, racconta. Musicalmente è da pelle d'oca. Più oca che pelle però. Vedi che a volte bastano due parole. Allora, voi tutti mi conoscete, sapete che io purtroppo sono nato sfiltrato. Non ho filtri.
E quindi non fatemi domande scomode, perché poi sono stronzo. Ma perché? Perché ma tu ci provi a fare quello, ma non lo sei. C'è sta moda di definire antipatico o strunz chi dice la verità. Ma in realtà non è così. Io dico quello che penso. Se non vuoi sapere quello che penso, non me lo chiedere. Bravo. No? Cioè, perché dobbiamo perché bisogna sempre essere politicamente corretti? Qua non si tratta di politica. Mi chiedi quello che penso e dico che è imbarazzante. Tu quasi tutto. Perfetto, è una risposta. Però un'organizzazione incredibile. Davvero incredibile. Incredibile, proprio. Erano adesso non so se stai davvero dicendo incredibile. Giuro, no, ma una roba. Avete presente, non so se voi l'avete visto, però l'ingresso tipo Lituania, Italia. Era una semplice camminata, l'abbiamo provata 4 volte. Cioè a un certo punto mi sono svegliato alle 8 così. Lituania! Mi sono svegliato alle 8 e ho detto, madò, che devo andare a fare adesso? Vado giù. Fabrizio non c'era, lo chiamo Fabrizio. Parlava in geroglifici, ho detto vabbè dai, andiamo lì, facciamo l'uscita. Poi non è venuto più, e al posto suo c'era un altro. Una controfigura. Un figurante. C'era un figurante e arrivo lì, mi metto in fila, un'ora in fila, tutti che correvano, a parte tutti i cantanti. La cosa bellissima è che tutti dovevano essere vestiti sempre. Come? Come la sera della finale. No. Tutti erano vestiti come la capi finale. Capi uguali o era lo stesso con capo? Lo stesso, poi se tu eri abbastanza scaltro da farti 85 abiti uguali, erano quindi e tutti, se si sporcava? Tutti così in fila, magari struccata, però con lo stesso abito. Capelli un po' così, però con lo stesso abito. Nocchio sì, nocchio no, con lo stesso abito. Gli unici che non rispettavano sta cosa eravamo io e Fabrizio. Anche perché io avevo solo quell'abito per la finale, perché cioè, avevo stabilito che doveva essere così e non avevo voglia di pensare ad altro, perché entravo in un ordine di idee che a me non appartiene. Cioè, okay. Metto questo, ok. Vabbè, pace. Ma te lo devi mettere anche mercoledì, dico, ma se me lo metto mercoledì, sbadato come sono io, sai in che condizione arriva? Arriva con la macchia di sugo, strappato. È quello dicevo, cioè, io sono un disastro. Quindi lì in fila per 4 volte, solo per la camminata, le prove, vai lì e canta alle 11, alle 10, alle 5, alle 4, alle 8. Ho detto ragazzi, io la canzone la conosco. La so cantare, penso di ricordarmela, tra l'altro penso perché sono onesto, pensa, non sì, perché ogni tanto dimentico, non c'è neanche un gobbo davanti, quindi più che altro devo fare delle prove di memoria. A parte questo, bellissimo. Poi Lisbona è una città stupenda, fantastica, sì, ed è piena di sali scendi, però, un po' una roba roba da andare al ristorante in periferia di Milano e mangiare subito, perché è uno dei tuoi preferiti. Guarda, sì, a parte che è successa una roba bellissima il primo al ristorante? No, lì vi racconto questo. Vado in palestra, vado a correre, no? Io mi faccio i miei soliti 45 minuti, un'ora di corsa e ogni tanto vi sfido a tutti. Stavo correndo da una ventina di minuti. Sì. A un certo punto arrivano i ballerini dell'Olanda. Stavano simpaticissimi all'espressione. No, allora io li adoravo, spaccavano le risate. Però non li conoscevo. Mi arrivano questi energumeni, sì, altissimi, con gli addominali che partivano di qua. Tutti hanno il six pack, questi ne avevano il 12 pack. Dei fisicacci pazzeschi, uno mi fa, devi correre ancora molto, dico guarda, ho iniziato da poco, penso che ne avrò per un'altra mezz'oretta. Fa, ok, ti dispiace se mi metto qua a fare allenamento? Dico, no, figurati, c'è un vogatore, ci sono i pesi di là, ho pensato, intanto io con le cuffiette correvano. Ne entrano 6. No.
tutti in mutande, giusto per non mortificare, tutti fisicati e tutti che sollevavano dei pesi allucinanti, che quei pesi pesavano perché il doppio di me. Tipo, non hai deciso di autosqualificarti dalla manifestazione? E poi ogni volta mettevano giù i pesi e poi si guardavano allo specchio e ho pensato, ma ho detto, siete culturisti? Fa, no, siamo ballerini. Su ballerini sembrava sincronizzata, è partita una canzone, ovviamente a reggaeton, e ho iniziato a ballare, com'è che correvo? Questi ballavano benissimo perché ballerini. Anche ho detto, sai che c'è, 8 km li ho fatti, so di sudare, sto sudando, mortificato lo sono abbastanza, mi è rimasto un briciolo. Mi sembra un'esperienza che ripeterai sicuramente. Di dignità, e allora meglio che vado su in camera, va? Risolviamo così. Vedi che, lasciami dire solo una cosa per inciso a piccolo margine. Prima tu hai detto, io sono un musicista, non sono un artista, però hai veramente le stimmate anche nelle cose da dire. Questo è il mio complimento che ti faccio. Grazie, di essere artista. Sei molto gentile, grazie davvero. Noemi, domande. Eccomi qua. Allora, cominciamo dalle quote baby di Kiss Kiss on Stage. Saliamo sulla sedia come se dovessimo dire una poesia di Natale, perché così ci facciamo vedere. Eccoci, lei è Chiara. Ciao Chiara. Ed è la parte femminile delle quote baby delle domande di Kiss Kiss on Stage. Vai Chiara. Ma ti piacciono gli animali? E poi da dove prendi l'ispirazione per scrivere una canzone? Tutto d'un fiato. Sì, gli animali mi piacciono tantissimo. Adoro in particolare i cani, i gatti mi fanno venire l'energia. Le emozioni. Chiara, innanzitutto sei bellissima. Grazie per la domanda. Allora, gli animali mi piacciono molto. Specialmente i cani. Mi piacciono da morire. I gatti anche mi piacciono, però appena tocco un gatto, un occhio mi diventa così. Non ti dico quale dei due però. Per uno dei due comincia a lacrimare, anche la voce mi cambia, tossisco, ho proprio un'allergia molto forte nei confronti dei gatti. L'ispirazione. Allora, l'ispirazione per le canzoni è ovunque, anche parlando con una persona, anche magari parlando con te. Chissà, magari domani scrivo una canzone così, del nostro dialogo. Okay. Ti farebbe piacere? Sì. è giustamente. Grazie Chiara, passiamo. Grazie. Anzi, se mi dai la sedia, ecco, fantastico. Se mi dai la sedia mi siedo perché arriva, mi fanno male ste gambe. Vai Maron. Alberto, sai. Dolore. Ecco qua, la quota maschile. Ciao. Eccola qui. Alberto. Ciao, io mi chiamo Alberto. E quando scrivi una canzone, precisamente cosa pensi? Giusto. Puoi anche ripetere, cioè alla fine. Allora, quando scrivo una canzone a cosa penso? La musica non vuole pensare. No, quando pensi, quando scrivi una canzone e pensi, smetti di scrivere. Immediatamente. Cioè, la musica è proprio è un sentimento, è qualcosa che tu provi. C'è una ragazzina che ti piace? Sì. State buoni. Come si chiama? Com'è che si chiama? Tanto mi piacciono. Tante. Bravo! Bravo. Però aspetta, se io ti dico, quando io ti ho chiesto c'è una ragazzina che ti piace, ti ho detto sì. Hai pensato per prima cosa ad una, poi magari anche alle altre, che ci sta, eh. A tua età ci sta. No, in verità non ho pensato a una perché mi piacciono tante le canzoni. No, le canzoni. Se c'è una bambina, una ragazzina, che ti una ragazza che ti piace, che ti piace? No. No. Ci siamo casati per nulla. Sì. Però per esempio, no. Ecco, la musica, no? Quando tu fai musica, assomiglia un po' a quando ti innamori. Se tu riesci a spiegare il perché sei innamorato o il perché quella ragazza ti piace, allora vuol dire che non ti piace abbastanza. Ok. Nel frattempo che mando Alberto dallo psicologo, perché no, abbiamo parlato lo di amore. Lo hai chiamato quota maschile, non so. Allora c'è un altro regalo per te. Vedi. Ecco qua, questa Ciao. Volta è commestibile. Dai, ah, fantastico. Bene. Di cosa si tratta? Allora c'è la nostra amica. Chiara. Chiara, che ha un pensiero per te, made in Naples, attenzione. A sfogliatella. E ci terrebbe molto a dartelo di persona, ovviamente scartato, mangiato successivamente.
Ah sì? Sfogliatelle. Momento sfogliatelle. Quante sorprese questa sera per Ermal. È la seconda volta, questo è il bis, eh? Lei me le portò con la nonna. Allora abbiamo grazie. L'ultima domanda. Prego. Come l'ultima? Oh. Non mi deludo. Noi abbiamo cominciato. Ciao Ermal, sono Mariangela. Avanti. Ciao. Incontri il genio della lampada, ti concede 3 desideri, quali sono? Domandone, adesso rispondi. Incontro il genio della lampada. 3 desideri, vero? 3. Prima strofino la lampada. È già espresso il primo. Poi strofina, dopo averla strofinata mi rendo conto di aver lasciato degli aloni, quindi la pulisco bene. Sì, vabbè, stai prendendo tempo. Il primo desiderio è... Bello! Aspetta. Trovare la cura per il cancro. Subito. Il secondo è... Fai modo che tutte le persone giudichino l'un l'altro misurando la bellezza non del loro volto ma della loro interiorità. Il terzo desiderio sarebbe questo: gli ordinerei di trasformarsi in un uomo e di essere libero e la smettesse di stare in quel cazzo di monolocale. Mamma mia, e basta. Beh, sono 3 desideri fantastici. Grazie. Molto. Grazie mille. Grazie Noemi, grazie davvero. Un sogno che si realizza, a proposito di Lampada di Aladino, mi collego immediatamente il forum di Assago, che per te ha... Cioè, quante lampade ho strofinato. È là. E poi il prossimo sogno legato a un tour che è molto, molto importante. Sì. A questo punto abbiamo una carriera che è cominciata già... nel 2006 a Sanremo con gli Ameba Four, poi La fame di Camilla, poi ci sono 3 album tuoi da solo e quindi c'è tanta roba, c'è tanto materiale. Come sarà il tuo spettacolo? Beh, sarà abbastanza ricco e poi sicuramente ci saranno scalette diverse. Okay. Cioè non sarà, perché sono 32, 33 pezzi eccetera. Uh-huh. E quindi ovviamente fare tutto un tour di 32, 33 pezzi impegnativo. È controproducente per le corde vocali, cioè fa molto male. Poi questo è il mio terzo tour di seguito, quindi oltre a... poi dico così, però in realtà poi... ti volevo infatti un attimo... voglio autoconvincermi. Ci saranno sicuramente scalette diverse. Poi sai, io non sono mai stato una persona pirotecnica. Uh-huh. Cioè, mi piace andare sul palco e suonare e perché performare. Questo è quello che so fare, questo è quello che ho sempre fatto in realtà. Tutta la questione legata a tutto ciò che è visual, io preferisco che chi mi sta davanti guardi me, guardi i musicisti e non venga distratto da un milione di esplosioni. Perché è vero che si tratta di spettacolo, però è anche vero che si tratta di musica e la musica va ascoltata ad occhi chiusi, lo dico sempre, perché solo lì capisci veramente che cosa ti vuole comunicare. Io la prima volta tutte le prime volte che canto e registro i miei pezzi lo faccio sempre ad occhi chiusi, anche quando sono pezzi tirati, non devono essere necessariamente ballad o canzoni lente, perché solo così mi rendo conto che cosa sta accadendo. Una volta che ho finito e poi ascolto quello che ho fatto, il primo ascolto lo faccio ad occhi chiusi, sempre. Perché gli occhi distraggono. Cioè, gli occhi ti distraggono, non c'è niente da fare. Gli occhi sono collegati alla mente e le orecchie sono collegate al cuore e allo stomaco. Ma la mente mente. Però posso dirti da... tuo fan che è molto bello guardarti negli occhi invece mentre grazie. Dici tutto questo davvero. Io sono anche molto timido, molto spesso distraggo lo sguardo.
Le anche luci, se non si direbbe. Che fanno parte dello scenario di un concerto, le luci che fanno parte dell'illuminazione di una città, e si arriva ad un altro pezzo molto bello che si chiama Le luci di Roma. Sì. Questa posso chiedertela? Cioè, no, cioè la adesso, suono, faccio no. Prima. È vero che poi ripercorrendo certe strade di quella città, come di una città molto cara ad ogni singola persona specifica, cioè, ci sono degli itinerari che riportano ad una persona anche non stando con quella persona, rivivendo. Ogni nostro ricordo ha a che fare con la gente. Ogni cosa, bella o brutta che sia. Anche un luogo, anche un odore, anche il colore di una vernice, anche una bicicletta, qualsiasi cosa. C'è una strada a Valona, per esempio. No, era il segnale per... Ragazzi, questa cioè, è tutto studiato con i tempi. Sì. Pausa di Ermal Meta, effetto suono. È successo tutto regolare. Non correre, non succede niente. Non è, cioè. C'è una strada a Valona che ha degli alberi, ha dei pioppi. È una strada abbastanza lunga, è accanto al mare, dove l'odore dei pioppi si fonde con l'odore del mare, perché è proprio lì. E quell'odore è particolarissimo, io me lo ricordo ancora, sono passati più di 20 anni dall'ultima volta che l'ho sentito. E tutte le volte che mi torna in mente quell'odore, io mi ricordo di mio fratello e di una bicicletta blu, e con lui seduto sul tubo davanti, che diceva muoviti che sto scomodo. E io che pedalavo per andare al mare a raggiungere gli amici. Cioè quell'odore mi porta alla mente mio fratello, poi i miei amici, e poi il mare, poi la bicicletta. Quindi i luoghi in realtà sono persone, non sono solo luoghi. Certo. Come la parola casa, no? C'è l'abitazione e poi c'è la casa. La casa. Qual è la tua casa? La mia casa è Bari, è sempre lì, non credo di essere mai andato via da lì. Vivo a Milano, certo, però a Milano c'è la mia abitazione, la mia casa è a Bari. E dove c'è la mia famiglia, dove sono i miei affetti, dove c'è la mia nipotina, che non vedo l'ora di mordere sulle coscette. Sei bulimico di musica. Vinile, che è tornato ormai da qualche anno. Sì. I tuoi vinili a casa, cosa ci faresti sentire? Oh beh, ho un originale di Dark Side of the Moon che suona niente male. È niente male. Perché quelli rimasterizzati, tu lo sai meglio di me, sono un bel po' diversi. Poi un bootleg dei Radiohead, di OK Computer. Non male. Che ho comprato a Londra. Poi ho un Lucio Dalla. Quale? In realtà è un piccolo disco, ha solo due canzoni sopra, una da una parte e una dall'altra. Una è Cara e l'altra è Anne e Marco. Beh, non so come me lo sono trovato in realtà. Anche perché è un'edizione molto strana, perché è un doppio lato A fondamentalmente, non esiste un lato B. È una cosa stranissima, l'ho trovato in un mercatino, a Roma tra l'altro, l'ho trovato in un mercatino ed è tutto completamente sbiadito, e c'è una copertina completamente quasi del tutto andata, c'è solo un po' di giallo. Poi te ne mando una foto, te lo grazie, ne sarei molto, sì, molto onorato. Così mi aiuti a capire che roba è. E poi un altro, un regalo che mi hanno fatto loro, qualcuno di loro, adesso non ricordo, è un'edizione rarissima di Amara Terra Mia di Modugno. E poi ce ne sono tanti altri. Beh, insomma, una bella playlist di Ermal Meta, devo dire, molto molto bella. Allora,
Abbiamo coniato l'hashtag bulimia in senso positivo sotto l'aspetto del cibo. Prima abbiamo fatto questo rapido riferimento a questo ristorante dell'Interland milanese al quale tu sei particolarmente affezionato. Ti hanno dato la carta fedeltà e soprattutto che cosa mangi di così buono, visto che ci vai spesso? Senti, io mangio l'agnello lì. No, non fare così. Ah, ok, pensavo te ne andassi. Vai via? Sei vegetariano? Stavo preoccupando. Assolutamente. Per te vorrei. Sei vegano? No. Stai mentendo? Sì. Senti, io non ti scusa. No, ma scusa tu. Non l'ho mangiato per anni. Ma perché allora, i vegani devono far sentire in colpa quelli che mangiano la carne? Non ho capito. Ma che roba è? Vuoi vedere se non mangi da un mese, se ti danno l'agnello, se non te lo mangi? Te lo mangi l'agnello, fidate. Allora, per farti pagare pegno, posso fare solo una cosa. Bastardo. Ti ringrazio, io ti voglio molto bene. Allora, dovresti fare una cosa. Dimmi. Poi, è l'ultima domanda che ti faccio dopo questa. È un agnello di soia quello là, comunque. Dovresti, per cortesia, Ermal, caro Ermal Vento di Montagna, perché il nome Ermal in Albania sta per vento di montagna. Sì. Ok, dovresti alzarti. No, dovresti alzarti adesso. Se, è un regalo, ok? Posso alzarmi anch'io? Certo. Ok, allora, tu sei con il radio, ok? No, di fronte a me. Ok. Buonasera. Salve. Come stai? Sono vegetariano. Ciao. Faccio vegetariano di cognome. Ok. Dovresti passare alla mia sinistra e io passo alla tua destra. Ok? Vedi, una cosa molto pacifica. Certo. Sai cosa abbiamo fatto in questo momento? Siamo passati al metal detector. Vado via. Mi hai fregato. Vado via, vado via. Te lo stavo giuro. Cercando di controbattere, ma proprio è... Ok. Ultima domanda. Io te l'avevo detto. No, guardo perché io... Oh, fanno anche delle fave cicorie pazzesche lì, eh. Cioè, no. Giuro. Ok. Fave cicorie, vero? Puoi dire qualsiasi cosa adesso dopo quello che ho fatto, capisci? Mi puoi dire qualsiasi cosa. Allora, la collaborazione con Fabrizio Moro, l'amicizia con Fabrizio Moro. Cosa combinate ancora? Ma ancora non, in realtà non lo so, abbiamo appena concluso questo percorso di questa canzone. Siamo diventati molto amici in realtà, e quindi quando nasce poi un'amicizia sicuramente si concretizza, da quando si è musicisti si concretizza quasi sicuramente nella collaborazione, quindi sicuramente scriveremo insieme, magari scriverò un paio di pezzi. Io ti ringrazio. Scherzo. Tantissimo, so che insomma lì c'è una chitarra, io abbandono questo. Sì. Abbandono questo palco perché lo lascio tutto a te e lo meriti tutto. Resta se vuoi resta. Ma ti lascio, sono lì ad ascoltarti. Grazie Ermal, grazie davvero. Grazie mille. Bacio.